volevo fare un video particolare, no? E cercare di guardare insieme che tipo di foto sto facendo, perché cerco anch'io di capirla, no? Questa street photo, che da poco che lo fa, relativamente cos'è, un annetto più o meno che la sto facendo, e non l'avevo mai fatta, quindi sto fotografando un po' a caso. E quindi vediamo insieme alcuni miei scatti per capire se mi sto avvicinando oppure mi sto allontanando dal concetto di fotografia, perché ho notato che sto fotografando a caso proprio, cioè non sto tanto lì, perché anche il tipo di fotografia, questa qua, che tu fotografi le persone soprattutto in situazioni così di sfuggita, no? Cioè non è che puoi stare lì tanto a guardare come sono, cioè ce n'è un tipo, c'è un modello di fotografia che ti metti in un angolino, va bene, quella lì, che aspetti che passa il tuo soggetto sulla scena che tu hai cercato, quindi cerchi una geometria, un'ombra, una luce che arriva, così un raggio di sole, ok, in quel caso lì allora stai studiando. Ma nell'altro caso, quando tu vai a fotografare persone sconosciuti in mezzo alla strada, senza stare lì tanto a guardare cosa c'è, proprio sai, quel tipo di fotografia aggressiva alla Bruce Gilden, non so se avete presente quel signore che a New York va in giro con il flash e flash alla gente, non so, ecco, quello è un tipo di fotografia molto aggressivo, che però lui, ho capito, a lui piacciono molto i primi piani. Infatti ci sono una serie di foto, non so quando le ha fatte, ai tossicodipendenti, se andate a vedere, adesso ve ne metto un po' qua, che lui praticamente fa proprio i primi piani, cioè lui è interessato, secondo me, ai primi piani, quindi non quello, a lui piace quello, raga. Però per esempio a me questo tipo di fotografia così aggressiva non piace molto, però comunque ho visto altri fotografi che usano più o meno quella tecnica, cioè sono lì in mezzo alla strada, si avvicinano al soggetto che sono interessati e poi scattano la foto, ok? Quindi quello è un tipo di foto già che mi piace, cioè è un mix fra Gilden e stare leggermente un po' più distanti per prendere anche la scena. Quindi io sto cercando di fare questa cosa, non è facile perché devi scegliere, per adesso io sto selezionando un pochettino i soggetti, cercando di non andare a avvicinarmi troppo a personaggi strani, tipo gang, robe di questo genere, no? Sai che li vedi, no? Che magari è gente che sta facendo i loro cazzi, i loro business black, no? E magari non vogliono essere assolutamente, assolutamente fotografati in giro. Mi piacerebbe fare quello, però in questo caso in mezzo alla strada non si può, quindi l'unica cosa che posso fare è selezionare il tipo di persona e poi scattargli una foto, ok? Questo posso fare per adesso. Poi magari più avanti, se uno diventa bravo, allora puoi fare come faceva, come aveva fatto per esempio Bruce Davison, che lui ha conosciuto una gang e poi gli stava dietro, hai capito? Aspetta, ha conosciuto questa gang e poi gli stava dietro, e come ha fatto quelle foto bellissime, ragazzi, non so se ve lo ricordate, per me sono più bello di quello, non c'è niente, veramente, secondo me è uno dei miei favoriti come fotografi, e le foto che ha fatto la metropolitana sono fantastiche, addirittura, ragazzi, lui è talmente immerso nella gang che li conosceva, che lo lasciavano girare tranquillamente con la fotocamera, con il flash, ragazzi, dentro la metropolitana, e tutta la gente che lui ha fotografato, se vedete, non fa niente, sta lì, non c'è nessuno che protesta, perché lui insieme a questa gang, ragazzi, si cagavano sotto. Addirittura c'è una scena che un tipo mette una pistola in testa all'altro, infatti la polizia mi sembra che poi l'ha arrestato, perché lo credeva insieme a questa gang, ragazzi, invece lui stava facendo un servizio, raga, che poi ha fatto il giro del mondo, quella foto là è fantastica, cioè tutte quelle foto che ha fatto sono bellissime. Ecco, allora lì in quel caso non è che sei in mezzo alla strada e stai facendo la foto di sconosciuti, lì sono un gruppo che tu ti sei immerso in quel gruppo, come fanno i giornalisti, ragazzi, uguale, lo stesso sistema,
di tutti i giornalisti al mondo che quando vanno nelle zone di guerra oppure stanno facendo un servizio di qualche cosa, arrivano nella zona, conoscono i soggetti, ci parlano, i cazzi miei, i cazzi tuoi, ci raccontiamo le storie, cosa facciamo, sai, scambio di informazioni, si conoscono un pochettino, poi dopo mezz'oretta la fotografia, la macchina foto scompare, no? E quindi tu cosa fai? Inizi a fare quello che devi fare, la fotografia, no? E vengono delle foto eccezionali, come praticamente sono venute le foto a Bruce Davis in quel momento, in quelle fotografie che sono magnifiche, veramente, sono fantastiche, di colori, di come le ha fatte, cioè sono veramente belle. Quindi, adesso analizziamo un po' di foto che ho fatto. Allora, questa qua che state vedendo l'ho fatta a Stoccolma. Come potete vedere c'è praticamente una signora che sta salendo sulle scale. Allora, già questa praticamente mi sono messo molto vicino alla geometria delle scale, no? Quindi mi sono messo l'aspettavo, hai capito? Quindi sono stato lì un bel po' ad aspettare che arrivasse il soggetto. Per fortuna è arrivato, perché magari potevo stare lì tutto il giorno e non sarebbe mai arrivato nessuno. Invece poi per fortuna è arrivata sta tipa che ha salito la scala fino su. Non è neanche semplice trovare qualcuno che si fa quella scala lì, perché è una scala classica di Stoccolma, ok? Poi ne guardiamo un po' di altre, tipo questa, vedete, mi sto sempre più avvicinando ai soggetti. Non è facile, perché appunto non sono abituato a fare questo tipo di foto, bisogna un attimo prenderci la mano, non è facile avvicinarci ai soggetti, perché poi guardano male, dicono no perché mi fai la foto a me, si fanno mille paranoie, ragazzi, quindi non è facile, è una fotografia difficile, che però tu in quel momento stai raccontando la storia, quindi è importantissimo per me fare questo tipo di foto, che adesso mi è presa questa fissa di fare questo tipo di foto. Quindi sto iniziando a conoscere questo tipo di fotografia, che è molto bello, è molto ricco, c'ha dei messaggi particolari, no? Cioè racconta quel tempo, quelle abitudini, quel modo di fare. Vedi, anche tante foto sono fatte a caso, non è che sto lì a guardare la geometria, alcune magari mi metto lì e guardo la geometria, ma la maggior parte per adesso sto solamente focalizzando sul fotografare le persone, che non so ancora bene come si devono fotografare, perché non ho ancora capito, ci metterò un bel po' a capire a come fare questo tipo di fotografia. Quindi ragazzi, non è facile, ci va un bel po' per capire come cazzo fare questo tipo di fotografia, capito? E niente ragazzi, cos'è? Guardiamo insieme ancora qualche foto, ditemi voi cosa ne pensate, che tipo di foto fate voi. Queste sono foto così, vedi, a caso ragazzi, sto fotografando, sto cercando di capire, no? Ci metterò veramente un bel po' a capire bene che tipo di foto sia giusta, invece che tipo di foto sia sbagliata. Ci metterò veramente un bel po', non è facile ragazzi. Vedete, ce ne sono tante, tutte diverse, il tipo lì, il tipo là, la signora, cioè è un casino, raga, è un casino. Allora ragazzi, queste sono le foto che ho iniziato a fare. Cosa ne pensate? Sono sulla strada giusta oppure sto sbagliando tutto? Scrivetemelo qua nei commenti, ditemi cosa ne pensate, ok? Allora ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alex, ciao a tutti, ciao.